Non si è lasciato intimidire il presidente francese Emmanuel Macron dallo schiaffo ricevuto a Tain Hermitage, cittadina a qualche chilometro da Lione, e si è concesso subito un nuovo bagno di folla. E al giornalista che gli ha chiesto se abbia avuto paura ha risposto: non ho avuto il tempo. No, sinceramente. Ma ascoltate, sono qui per essere al fianco della gente, dei ristoratori, dei nostri agricoltori, per la riapertura dei locali. E questo l'importante, accompagnare le francesi e i francesi in questa fase di riapertura. Nonostante tutto, siamo un popolo di gente impegnata e attenta. E noi siamo un popolo che è engagato, dove c'è molto, malgré tutto, di bienveillance. C'è anche molta collera. No, è stupidità, e quando questa si allea alla violenza diventa inaccettabile, è altro e non è più accettabile. L'uomo che ha dato uno schiaffo al presidente si chiama Damien, ha 28 anni, è un appassionato del Medioevo e di arti marziali. Nel paese dove vive, Saint-Vallier, è descritto come una persona tranquilla e senza preferenze politiche. Schiaffeggiando il presidente, l'uomo ha gridato «Monjoie Saint-Denis», per alcuni un chiaro riferimento al film Visitors e non un grido di guerra monarchico.